Ma io credo che Palermo è una città al mondo che culturalmente è più cambiata negli ultimi 40 anni. Lo dico con molta forza, sapendo che Mosca, Varsavia e Berlino sono cambiate, ma lì è crollata l'Unione Sovietica, grandi sconvolgimenti internazionali. Palermo è cambiata culturalmente senza che cambiasse la Costituzione italiana. Il cambio culturale è un cambio di stili di vita, è un cambio di parametri e di valori culturali. È un cambio anche con riferimento ai settori che riguardano la vita ogni giorno. Certamente il settore dei rifiuti, della raccolta differenziata, costituisce un segno di un cambiamento. Oggi siamo, con riferimento alla raccolta differenziata in Sicilia, sicuramente in crescita, e Palermo è oggi intorno al 16%, che è francamente poco. Ma partiamo dal 6, questo non costituisce una consolazione, è uno stimolo ad andare avanti. Abbiamo attivato con molta forza, dopo il fallimento dell'azienda igiene ambientale e dopo un periodo di commissariamento, abbiamo attivato con forza la raccolta differenziata. Il 10 aprile parte il secondo step di Differenzia 2, entro la fine dell'anno completiamo il programma di Differenzia 2, portando intorno al 28-30% la raccolta differenziata nella città di Palermo, che è sempre poco, ma certamente molto, molto di più di 16 e molto di più di 6. Abbiamo attivato un processo di educazione attraverso la comunicazione e anche di repressione con un corpo speciale di Polizia Municipale volto a garantire il rispetto delle regole della raccolta rifiuti e della raccolta differenziata in particolare. Credo che siamo in presenza anche di un cambio culturale da parte degli operatori economici. Abbiamo per questo non modificato la tariffa Tari, ma abbiamo realizzato una diminuzione della Tari per le attività commerciali, perché puntiamo molto sulla collaborazione che è già in corso in alcuni settori della città con i commercianti. Il mercato ortofrutticolo realizza già la raccolta differenziata e da questo punto di vista ci auguriamo che in un momento nel quale Palermo è diventata di grande attrazione internazionale, siamo diventati cosa impensabile 5 anni fa, una città turistica, abbiamo il dovere di andare avanti su questa strada. Ecco, la raccolta differenziata costituisce in qualche modo il segno di un cambiamento, la conferma di un cambiamento, arriva in ritardo rispetto ad altri cambiamenti. Abbiamo il settore della raccolta differenziata che è in ritardo e il porto che è in ritardo. Nel porto conforta il sapere che c'è un nuovo presidente animato di grande volontà di cambiamento, che collabora con l'amministrazione comunale, sulla raccolta differenziata c'è l'impegno dell'azienda, c'è l'impegno dell'amministrazione e c'è, e sempre più deve crescere, l'impegno di tutti, anche dei cittadini.